Ciao a tutti da Diego di Tecnofan.it. Quest'oggi vediamo un video confronto davvero interessante. Abbiamo iPhone 4 e Samsung Galaxy S, due terminali che per le loro caratteristiche tecniche e diciamo la loro alta multimedialità si contendono un po' il primato di migliore smartphone attualmente sul mercato, se così proprio vogliamo dire. La scelta tra i due terminali è molto soggettiva, nel senso che per me può andare bene uno e per un'altra persona può andare bene l'altro. Perché? Perché comunque abbiamo i due sistemi operativi, Android e iOS, che hanno parecchie differenze tra loro. Ma iniziamo subito con uno sguardo, diciamo, all'estetica dei due terminali. iPhone 4 ha il design, diciamo, rinnovato rispetto al 3GS, in quanto abbiamo vetro nel retro e vetro nella parte anteriore. Abbiamo il doppio microfono per garantire un miglior audio in chiamata, il jack da 3,5 mm audio. Qui abbiamo il pulsante per il blocco sblocco display. Sul lato abbiamo il bilanciere del volume e il tastino per il silenzioso. I materiali sono davvero ottimi di iPhone, anche se rispetto al Galaxy S pesa un pochino di più. Vediamo invece il Galaxy S. Il suo design a prima vista può richiamare un po' l'iPhone 3GS, in quanto ha questa cornice cromata che lo rende un pochino simile. Comunque abbiamo un retro in plastica che inizialmente ero molto scettico su questa plastica, però dopo più di 2 mesi di utilizzo e di, diciamo, senza nessuna protezione, ha resistito praticamente a tutto, quindi i graffi non ne ha assolutamente, quindi davvero molto positiva questa plastica. In alto anche qui abbiamo il jack da 3,5 mm per l'audio. Sulla sinistra abbiamo questo sportellino per la connessione micro USB. Sul lato destro abbiamo il pulsante di accensione e blocco sblocco display, come abbiamo visto prima sull'iPhone. Sul lato sinistro invece abbiamo il tasto unico, diciamo, per il volume. In basso abbiamo il microfono. Nella parte anteriore abbiamo il tasto home centrale con il tasto back e il tasto menu per utilizzare Android. Sblocchiamo adesso entrambi i terminali e andiamo a vedere i display. I display sono entrambi, diciamo, di nuova generazione. Super AMOLED di Samsung contro Retina Display. 4 pollici per il Samsung Galaxy, 3 pollici e mezzo per iPhone 4. Le risoluzioni sono leggermente differenti. Abbiamo 9,60 x 6,40 sull'iPhone 4, 480 x 800 sul Galaxy S. La differenza qui si vede quando andiamo a vedere la definizione delle icone e possiamo notare che chiaramente, avendo un display più piccolo e una risoluzione maggiore, qui vediamo molto più definite le icone. Dal punto di vista dei colori, diciamo che iPhone 4 è un po' meno luminoso. Adesso io ho impostato la luminosità automatica su entrambi i terminali. Galaxy S tende ad avere i colori molto più brillanti, molto più vivaci, più caldi, diciamo. A volte anche sono un po' troppo esagerati. Diciamo che a prima vista colpisce molto di più il display del Galaxy S. Mentre su iPhone 4 i colori sono un pochino più freddi, ma più, diciamo, normali, soprattutto quando vediamo delle immagini o altro. Diciamo che da questo punto di vista sono entrambi degli ottimi display. Preferisco il Galaxy S solamente dal punto di vista del display perché è 4 pollici, in quanto 3,5, diciamo passare da 4 a 3,5 un pochino la differenza si può notare. Adesso andiamo a vedere un pochino le due interfacce. Anche da questo punto di vista l'interfaccia di Android, perché parliamo del sistema operativo adesso, la ritengo migliore di quella di iOS, perché iOS ha poche personalizzazioni. Noi abbiamo la nostra pagina con il nostro sfondo statico con tutte le icone. Qui invece adesso vedete la home personalizzata comunque da Samsung, però diciamo il succo è sempre il solito. Abbiamo la possibilità di inserire sfondi dinamici, come vedete queste bellissime palline che girano per il display, e possiamo inserire dei widget semplicemente tenendo premuto e scegliendo il nostro
widget. In questo caso voglio mettere la funzione cerca e questi widget sono interattivi, basta premere e noi li possiamo utilizzare. Questa secondo me è una mancanza del sistema operativo presente sull'iPhone, perché a lungo andare può stufare questa interfaccia. Anche in questo caso comunque sono sempre dei gusti personali che assolutamente nessuno discute. Passiamo dal punto di vista delle prestazioni. Le prestazioni dei terminali sono davvero elevate su entrambi. La spicca, diciamo, un pochino di più iPhone 4, perché è davvero ottimizzato in modo perfetto. Il sistema operativo è fluido, fluidissimo, non abbiamo assolutamente nessun impuntamento, la tastiera è velocissima. Mentre su Galaxy S abbiamo un problema di lentezza che avviene dopo un po' che lo stiamo utilizzando. Come vedete, adesso io non ho nessuna applicazione in background, quindi comunque il terminale è stato appena acceso ed è molto reattivo. Però a lungo andare, quando si riempie la RAM, abbiamo delle difficoltà a gestire le applicazioni. Questo perché non ha ancora Froyo 2.2, quindi la RAM utilizzata non è tutta, ovvero i 512 MB che sono i soliti di iPhone 4. Hanno entrambi una scheda grafica dedicata e il processore da 1 giga, quindi comunque dal punto di vista hardware sono entrambi dei grandissimi terminali. Però un giudizio definitivo lo vorrei dare con l'arrivo di Froyo 2.2 sul Galaxy S. Quindi diciamo che per il momento la parte software è un pelo superiore iPhone 4. La parte multimediale dei terminali è simile, in quanto abbiamo fotocamera da 5 megapixel su tutti e due e capacità di registrazione video a 720p. iPhone 4 ha pure il flash sul retro, mentre purtroppo sul Galaxy S pare se lo siano dimenticato. Questo è ancora un mistero. Andiamo a vedere, cioè andiamo a vedere, vi parlo un attimino della risoluzione video. iPhone 4 registra i video a 720p in punto MOV con un audio stereo, mentre Samsung Galaxy S registra video sempre a 720p ma in formato 3GP e con audio mono. Quindi da questo punto di vista si spera in un'implementazione di un codec magari in MP4, perché i video ne risentono parecchio. Anche se visti a schermo intero su iPhone 4 sono decisamente migliori. Mentre dal punto di vista della fotocamera, diciamo che sono alla pari, in quanto la fotocamera del Samsung Galaxy è davvero molto performante. Più che altro perché abbiamo tantissime impostazioni che su iPhone normalmente non abbiamo. Diciamo che per averle dobbiamo installare altre applicazioni che ci diano poi la possibilità di sfruttare molto di più la fotocamera. In questo caso Samsung invece ci pone una sua interfaccia personalizzata, diversa diciamo da tutti gli altri Android, dove possiamo scegliere tantissime opzioni, addirittura anche lo scatto panorama, che è davvero bello, perché noi possiamo fare tante foto sia in alto che in basso e poi lui provvederà ad attaccarle una con l'altra, quindi vengono dei panorami davvero fantastici. Inoltre abbiamo lo scatto con sorriso, l'autoscatto e tante varie opzioni che solitamente la fotocamera di iPhone 4 comunque non ha. Vedete qua, abbiamo soltanto delle impostazioni, possiamo soltanto fare diciamo uno zoom, mettere a fuoco il dito, fare lo switch della telecamera ed altro. Quindi dal punto di vista della fotocamera diciamo che il Galaxy S può invidiare ad iPhone 4 il flash. Adesso passiamo alla durata della batteria. La batteria 1500 mAh, 1420 mAh, le durate sono diciamo abbastanza simili. Su il Galaxy S, se utilizziamo tantissimo le diciamo notifiche di Twitter, Facebook, lasciamo acceso gli aggiornamenti del meteo dopo 2 ore e tutta questa roba che diciamo utilizza internet, ci ciuccerà la batteria in modo molto più repentino, quindi diciamo che fatichiamo ad arrivare a sera. Comunque con un uso normale si riesce tranquillamente a fare una giornata. Stessa cosa per iPhone, che io diciamo che utilizzo la posta di Gmail sincronizzata con Exchange, quindi mi arriva in una specie di push. Ho una durata che riesco ad arrivare a sera.
anche se comunque questi terminali hanno bisogno di, se rimanete in giro per più di una giornata oppure lo usate parecchio, siete sempre condannati a collegarvi comunque ad un caricabatterie per dargli una bella botta di carica. Andiamo a vedere adesso un attimino il browser. Il browser, le differenze fondamentali sono che, diciamo, su Android ci avremo la possibilità poi di installare il Flash Player, perché con l'arrivo di, Android 2.2, cioè, avremo la compatibilità alla, diciamo, Flash Player che il nostro melafonino non vuole assolutamente utilizzare. Come vedete qua, intanto vediamo già la differenza dei due bianchi. Il bianco del Galaxy S è molto sparato, invece su iPhone lo vediamo un pochino più freddo. Andiamo a fare una prova, vi faccio vedere anche l'emissione del testo. In questo caso abbiamo la solita tastiera di iPhone molto molto valida. Qui invece abbiamo anche la possibilità di utilizzare Swipe. Vediamo se riconosce Tecnophone o viene fuori una porcata, infatti è venuta fuori una porcata, ok. Che possiamo fare lo slide per i tasti oppure possiamo scrivere normalmente. Se non vi piace la tastiera la possiamo cambiare, e anche questa è una particolarità di Android, che se non vi piace qualcosa ne potete mettere un'altra. Proviamo ad aprire ad entrambi i siti. In questo caso sono in Wi-Fi. Come vedete, abbiamo avuto una risposta maggiore del Galaxy S. Comunque entrambi i browser sono davvero ottimi. E vedete che comunque i tempi di caricamento sono simili. Anche lo scorrimento è molto buono. Su Galaxy S basta una strisciata per scorrere su e in giù, in basso e in alto, mentre qui abbiamo uno scorrimento un pochino più dolce. Possiamo fare lo zoom, in questo caso no, perché sono nella parte mobile del sito. Vediamo se riusciamo a visualizzare la parte desktop. Ecco, la visualizzazione della parte della modalità, diciamo, originale di Tecnophone. Vi faccio rivedere in un attimo il reload delle pagine. Come vedete, anche in questo caso il caricamento è simile su entrambi i terminali. Chiaramente, pinch to zoom su tutti. Qui possiamo notare la bontà del display, in quanto riesce ad ingrandire veramente in modo egregio, e assolutamente non vediamo nessun pixel nel display. Quindi anche i browser sono davvero davvero belli, diciamo, da vedere e da utilizzare tutti e due. Anche in questo caso niente a, da recriminare. Vi faccio vedere un pochino altre applicazioni che sono su Android e che purtroppo non abbiamo sull'iPhone. Una tra queste è la navigazione tramite Google Maps. Google ha reso disponibile la navigazione gratuita con il navigatore utilizzando diciamo Google Maps. In questo caso possiamo anche pronunciare la destinazione. Pisa. Vediamo cosa ha capito. Bene, ha capito. Noi diamo ok, mettiamo accetta e lui adesso ci porterà alla destinazione calcolando da casa. Chiaramente questo è un navigatore che funziona su rete, quindi consumerà dati, però è davvero molto comodo, e anche se quando arriviamo a destinazione abbiamo un calo di rete oppure non vi è la rete, lui continuerà a utilizzare il GPS e la mappa, perché comunque è una cache dove ci salverà la mappa. Quindi questo è davvero molto comodo. Anche iPhone chiaramente ha il navigatore, però vanno acquistati. Altra differenza, Google Maps,
che è su entrambi i terminali, però la versione, diciamo, di Google, dato che è la sua, se l'è un attimino personalizzata, dove abbiamo la possibilità di inserire diversi layers, ovvero diversi, adesso non mi viene la parola, mi faccio vedere, diversi livelli, ecco, ci siamo riusciti, come i Buzz, Latitude, che purtroppo su iPhone 4 non è ancora stato implementato, mentre per quanto riguarda la funzione traffico è disponibile su entrambi i terminali. Questa era Latitude, livelli, vedete, traffico, dato che è stata abilitata da poco da Google, che ci farà vedere se abbiamo delle code in autostrada. Vedete, viene colorato in modo verde, giallo o rosso a seconda delle code in autostrada. Usciamo e che dire, sempre dal punto di vista della multimedialità, per quanto riguarda l'audio, il Galaxy ha introdotto Samsung, diciamo, il suo lettore personalizzato, che è un lettore audio davvero, davvero bello a vedersi. Adesso vediamo dove è andato a finire. Non lo trovo. Scusate, ma questa ROM l'ho appena installata, quindi ho tutte le icone spostate. Anche l'audio è decente, abbiamo comunque una buona qualità audio. In cuffia, se noi inseriamo il nostro jack audio, abbiamo la possibilità di abilitare il suono in 5 più 1. Vedete, lo speaker è sul retro, difetto, se viene appoggiato non si sente una mazza. Mentre iPhone, vabbè, lo conosciamo con la sua applicazione iPod, dove ci permette di ascoltare i brani che vengono riprodotti in maniera ottimale. Anche in questo caso l'audio in cuffia è davvero ottimo. Infine, passiamo alla riproduzione video. Vediamo se ho un video. Purtroppo non ho video simili. O forse sì, vediamo. Sì. Ecco, non riuscirò mai a sincronizzarli, comunque lo mettiamo silenzioso, se no viene fuori un macello. Ok. Questo è l'iPhone 4. E questo è il Galaxy S. A voi il giudizio. Usciamo. Infine, vi faccio vedere la Death Grip, la presa della morte, anche sul Galaxy S. Vedete, qua abbiamo, ops, le nostre tacche. Io lo impugno come non bisognerebbe impugnare iPhone, e piano piano il segnale tenderà a scendere, vedete? Andiamo a vedere il nostro iPhone, perché in questo caso abbiamo tre tacche. Se impugnato nel modo che assolutamente non dobbiamo impugnare, scenderà l'attacca. Questo, cioè, cosa voglio dirvi con questo? Che comunque il problema su iPhone è chiaramente più elevato, perché basta anche coprire con un dito questo e comunque il segnale scende. Però diciamo, tutti i terminali, se impugnati in modo stretto e dove abbiamo l'antenna, tendono a perdere il segnale. In conclusione, qual è il migliore? Bella scelta, sinceramente io non riuscirei a fare a meno né di uno né di un altro. Per adesso sto utilizzando iPhone perché è nuovo, ce l'ho da poco e quindi ci voglio giocare e mi piace, però non riuscirei mai a rinunciare ad Android, perché comunque Android è personalizzabile, ha l'interfaccia che mi piace un casino, è, diciamo, sempre supportato da Google e ci sono una marea di sviluppatori che ci lavorano dietro per darci delle ROM sempre più performanti e
e sempre tantissime novità. Quindi diciamo che io consiglio iPhone 4, ma anche il Galaxy S. Dipende da voi. Se vi piace Android, io vi consiglio di rimanere su Android e di puntare sul Galaxy S. Se invece siete sempre stati dei fan del melafonino e non ve lo siete mai comprato, questo è il momento di acquistarlo perché davvero ha fatto un grandissimo salto di qualità rispetto al 3GS. Con questo vi saluto, vi do appuntamento su Tecnofon per diciamo il confronto scritto, almeno per approfondire un pochino di più questo video. Ciao da Diego di Tecnofon, a presto!